Sì, aspetta. Com'è andata? Bene, molto bene. Me l'aspettavo molto peggio e perché credevo che fosse tutto il contrario di quello che in realtà è. E quindi anche i professori li ho visti molto, molto tranquilli, molto, quindi mi hanno messo a mio agio, quindi sono contenta. Come, cosa ti hanno chiesto? Vabbè, ho iniziato con ovviamente la parte del mio elaborato in cui ho diciamo parlato del mio tema che mi era stato affidato e dopodiché c'è stata la parte di italiano, sempre connessa all'elaborato, molto connessa all'elaborato, e dopodiché mi hanno presentato un'immagine su cui io dovevo fare il mio discorso di francese, storia, filosofia e scienze. Per chi sono questi fiori? Sono per la mia fidanzata, Bianca Rosa. Era agitata? Abbastanza, diciamo, come normale che sia, però è molto brava, quindi sicuramente andrà bene. Lei da insegnante come vede questo tipo di maturità senza gli iscritti? Secondo me è una maturità comunque adeguata, perché non è di serie B, non è una maturità diciamo che ha un valore inferiore, anzi è ben organica, completa e mette i ragazzi nelle condizioni di poter dimostrare veramente quello che è stato il loro percorso formativo ed educativo durante questi anni, quindi lo vedo abbastanza completo e anche adeguato. Quindi ho iniziato a parlare del mio elaborato a partire da tedesco, poi mi hanno fatto delle domande che non c'entravano niente, quindi ho dovuto parlare anche di argomenti che non avevano a che fare con il mio argomento. Poi una volta finito l'elaborato mi hanno sottoposto due testi di italiano di cui ho dovuto parlare e dopo mi hanno sottoposto un documento da cui dovevo partire e collegarmi insomma a diversi argomenti. Una cosa di difficile o tutto che comunque sapevo? Ho dovuto un pochino improvvisare. Brava. Sono felicissima. I professori sono stati molto buoni, comprensivi, hanno chiesto molto ma sono stati bravi, sono stati buoni. Questa notte, la notte prima degli esami? Avevo studiato tantissimo ieri, quindi stanotte ero stanchissima e ho dormito. Non penso di essere stata una delle tante perché dalle varie opinioni hanno dormito tutti poco, io ci sono riuscita fortunatamente. Va molto bene, è molto più facile di quello che ci immaginiamo noi. Chiaramente noi ragazzi siamo spaventati, però è molto facile perché è proprio una parlata, cioè non è un'interrogazione alla fine. Tu parli con i professori ed è molto facile e ti senti subito a tuo agio, anche se sei agitato all'inizio. Allora, nella vostra scuola quest'anno tanti non ammessi, cosa ne pensi? Nella tua classe com'è andata? Io penso che è stato non solo quest'anno ma anche l'anno scorso, sono stati due anni molto difficili per noi studenti, anche se non sempre viene capito dai professori o da delle persone magari un po' più grandi. E secondo me è dovuto a questo anche perché come questione psicologica non è stato facile, perché loro ci riempivano di cose da fare anche se eravamo a casa e loro pensavano che a casa non facessimo niente quando in realtà eravamo pieni di compiti. Veramente penso di aver rappresentato quello che sono e portato diciamo onore a questi 5 anni di liceo linguistico. Sono molto contenta di aver finito e non poteva andare meglio. Oggi cosa fai? Mi riposo perché ho fatto tutto in una settimana, straveloce, però molto bene, sono molto contenta e non vedevo l'ora di essere il primo giorno, di toglierla, sono contentissima, non poteva veramente andare meglio. L'anno prossimo vado a studiare biotecnologia, penso, spero, vado all'università e penso e spero che il percorso universitario sia tanto bello come è stato quello del liceo. Abbastanza bene, tutto abbastanza tranquillo, i professori sono stati bravi e competenti e non hanno messo le persone in soggezione, stessa cosa la presidente di commissione. Ma sì, alla fine abbiamo studiato quest'anno nonostante le difficoltà, perciò sono abbastanza tranquilla, poi vedendo anche loro che l'hanno già fatto, beh, è normale che siano tranquilli, non so, mi hanno tranquillizzato. È finita la maturità, come vi sentite? Qual è il primo pensiero liberatorio che volete dire? Ma si sta benissimo, tolto il peso, adesso si pensa alle vacanze. Completamente liberi e spensierati. Anche secondo me completa felicità, libertà e vacanze, credo.